sicuramente è normale che, come ho detto, in campo speravo di lasciare un ricordo migliore, però anche in questi giorni ho ricevuto tanto, tanto affetto. Magari ho lasciato un ricordo come uomo, come un ragazzo che anche in questi ultimi 6 mesi, nonostante ha sofferto a non giocare, ha cercato lo stesso di aiutare i ragazzi, di aiutare il gruppo e di fare sempre il bene del Pescara. E anche in questa scelta che ho fatto, ho provato in questi 6 mesi, magari iniziali, a vedere se si poteva cambiare magari un'idea tattica che ho sempre rispettato di mister Autieri, però ho visto che giustamente lui ha deciso di portare avanti le sue idee, quindi non aveva neanche senso secondo me continuare, è giusto farsi da parte, anche perché magari, come ho detto anche in questi giorni nelle interviste, anche magari tenere un posto in lista si libera un posto, anche perché magari può arrivare un ragazzo che può servire al Pescara in questo suo progetto. Mi dispiace perché ho detto ero rimasto perché a Pescara ero legato, anche perché mi sentivo un po' in debito con l'anno precedente e quindi anche il fatto anche del mio silenzio, cercare di aiutare anche per quello, perché poi quando riconosci magari sai che vieni da una stagione in cui le cose sono andate male, non puoi neanche pretendere. È andata così, ripeto, non voglio colpevolizzare nessuno. Dispiace, la rabbia e la voglia di giocare ce l'ho, come ho detto, anche perché il presidente Sebastiani era stato anche gentile nel se volevo magari iniziare anche un'avventura come allenatore o post carriera e mi aveva offerto anche se volevo appunto rimanere a Pescara, anche per questo rapporto che c'avevo io con Pescara, con la dirigenza, con tutti. Però Però tu vuoi giocare ancora. in questo momento sì, poi ti dico sinceramente, se dovessi finire dopo dai, una carriera che sono partito dal basso, sono arrivato in alto e finire con gli ultimi 6 mesi così senza giocare, un po' mi dispiacerebbe.